È stato importante oggi aver fatto capire, insomma, ai candidati che c'è un movimento dal basso che richiede un grande voglia di ambiente. È uno dei temi che interessano di più in generale i cittadini, ma soprattutto i cittadini più giovani. E quindi abbiamo voluto confrontarci, capire anche quali forze politiche possono dare una garanzia maggiore sui temi ambientali, almeno in campagna elettorale, però è importante avere un confronto, perché da qui in poi si apre per l'Europa una grande opportunità, ma anche una grande difficoltà, perché siamo in presenza di un cambiamento climatico che galoppa, siamo in presenza di un'instabilità geopolitica, siamo in presenza di temi che, se affrontati nel modo corretto e in modo tempestivo, possono dare una svolta non solo all'ambiente, ma anche all'economia e anche al sociale. Per noi questi tre pilastri, queste tre gambe sono assolutamente imprescindibili e inscindibili, e allora davvero bisogna colloquiare, parlare con tutti e cercare di trovare le opportunità da tutti i candidati per riuscire a fare breccia in quello che dovrebbe essere un'Europa più verde, più solidale e con una pace globale importante e da protagonista, che l'affronti da protagonista.